Allora Leandro, non so da che aspetto partire perché quella di oggi con la Sanremese, al di là del 4-0, è stata una partita dove all'inizio comunque avete combattuto, perché comunque loro hanno fatto molto bene, poi il tuo gol, diciamo così, ha spianato un po' la strada, tra virgolette, giallorossa. Tra l'altro, tuo primo gol stagionale, raccontaci comunque la soddisfazione di aver messo la firma tua e poi comunque questa partita che ha portato altri 3 punti al tuo e al vostro bravo. Allora, innanzitutto sono contento per la prestazione sontuosa, penso, che abbia fatto la squadra, perché comunque vincere 4-0 contro una squadra attrezzata come la Sanremese, penso che è difficile che altre squadre riescano a farlo. Sono contento per il gol, perché comunque ha sbloccato il match, ma sono contento anche a livello personale, perché comunque venivo da un periodo dove non segnavo neanche a porta vuota, quindi diciamo è stata una liberazione. Quindi sono molto contento anche da quel punto di vista. E devo dire che è stata, diciamo, una domenica perfetta sotto l'aspetto personale e collettivo di squadra. Sì, è stato un mercoledì, perfetto, comunque, Mercoledì ma c'è vale lo Leandro, stesso sto sfasando. il concetto. Cosa significano, Leandro, questi 16 punti in classifica? Grande campagna! Sicuramente bel bottino, In sottofondo il direttore sportivo Marco Moretti. è un bel bottino e sappiamo che adesso molto probabilmente le istituzioni ci bloccheranno, forse, non si sa ancora nulla. Dobbiamo continuare a lavorare il meglio possibile in queste settimane per farci ritrovare pronti alla ripresa, perché comunque si sono disputate solamente 6 partite su un campionato che ne conta forse 36, 35, non lo so, quindi diciamo il cammino è lungo. Per il momento siamo lì su, siamo contenti di starci e faremo di tutto per rimanerci il più a lungo possibile. Ultimo aspetto, poi ti lascio al collega, dobbiamo chiamarti anche dottor Campagna perché ti sei laureato. Fatta. 3 anni che ho preso questa laurea. Sono contento dal punto di vista personale di questo traguardo e spero di non fermarmi. Adesso valuterò. Penso di voler prendere anche altri 2 anni, visto che comunque il tempo me lo permette, il tempo di Laurea fare in scienze motorie. Una cosa ha colpito di questa partita. In questa stagione fino al momento il Bra non ha preso gol, i tuoi compagni dietro, cioè ne ha preso uno, però insomma la difesa ha retto. In questa partita si è sbloccato anche l'attacco, 4 gol. Passa anche da un'intesa crescente che si è vista già nei primi minuti tra te e Gaeta, insomma tra tutti gli interpreti dell'attacco. Diciamo che l'intesa tra me, Holger, Gaeta, c'è anche Tabone, Cardo quando gioca davanti, Gonnella, è normale che più passa il tempo, più ci alleniamo insieme e più l'affinità aumenta. Penso che si siano tutti felici che comunque oggi la difesa ha fatto il suo, l'attacco ha fatto il suo e quindi nel complesso, cioè tutta la squadra ha fatto bene. Non è l'attacco perché abbiamo Certo. fatto 3 gol, la difesa non può. La difesa non ha fatto 3 gol, non ha subito gol perché comunque il centrocampo e l'attacco ha lavorato strabene e anche loro hanno messo noi in attacco nelle condizioni di fare bene. Quindi diciamo che è stata una prestazione strepitosa di tutta la squadra, di tutto il collettivo. E lo stesso discorso anche delle partite scorse. Comunque sono sempre state fornite delle ottime prestazioni da tutti i giocatori chiamati in causa. Grazie.